Il primo stadio è stato quello della grafica, grafica pura, perché le tute esistevano delle tute non così sofisticate come adesso, era uno strato di pelle con una leggera imbottitura, e su quello ho cominciato a lavorare molti anni fa, quando veni chiamato da un'azienda veneta leader nel settore e cominciai a disegnare queste tute per i piloti, introducendo un po' la grafica, che in quegli anni funzionava, andava di più dei grandi blocchi di colore con i colori fluo, e quindi un approccio al tutto nero, al massimo bianco e nero col tricolore, diverso, molto più aggressivo, ed è stata un po' la mia fortuna. Ho cominciato così, ma era chiaro che lo stadio successivo sarebbe stato quello di studiare più attentamente quale fosse lo scopo primario di una tuta da corsa, no? Quindi la protezione, lo studio delle protezioni, una cosa che mi ha insegnato tanti anni fa e che mi ha dato come argomento primario Lino Dainese, che è stato un mio grande mentore, e da lì ho cominciato ad interessarmi alle protezioni. Le protezioni sono importantissime, perché con la grafica non salvi la vita a nessuno. E grazie all'aiuto del dottor Costa ai tempi, che mi disse: guarda Aldo, il progettista sei te, il tecnico sei te, disegna tu le protezioni, io sono il medico e ti dico la casistica, quello che succede durante le cadute dei piloti, le forze che entrano in campo e che producono i danni fisici ai piloti. Quindi le protezioni vanno studiate per loro in base a questa casistica, ed è chiaro che l'argomento primario, mi disse, è quello di non interferire nei naturali movimenti in caso di caduta, quindi costruire delle tute sì protettive, ma naturalmente che non interferissero nei movimenti naturali del corpo umano, reazioni alla caduta, a queste forze dirompenti che ti assalgono nel momento della caduta, perché il motociclismo è violento, tanto violento, più dell'automobilismo, più di ogni altro sport, perché la velocità amplifica tutto, e quindi il lavoro deve essere minuzioso, non si può scendere al compromesso. Abbiamo la fortuna di crescere, di nascere, di crescere in mezzo alla cultura classica per poi arrivare a quella del Rinascimento. Quindi è già tutto scritto, è già tutto fatto. Addirittura da un periodo così buio come quello medievale si possono avere spunti, specie per questo argomento. Infatti, ai tempi, andai a visitare un museo interessantissimo a Firenze di vecchie armature. Perché? Perché naturalmente un guerriero ha bisogno di muoversi, ha bisogno di in battaglia essere il più libero possibile per difendersi, per attaccare, per muoversi, le articolazioni devono essere libere. E torno al discorso del dottor Costa, che mi disse: lascia libere le articolazioni, tutte le protezioni sono buone, ma non devono bloccare i movimenti, in questo caso al pilota. Stesso argomento probabilmente era stato affrontato da chi disegnava e progettava le armature antiche. Infatti, con grande stupore, trovai già tutto fatto in quel museo a Firenze. Molti degli spunti che ho applicato alla realizzazione della tuta TH, che è un po' la madre delle tute che ad oggi proteggono i piloti del motomondiale, le ho proprio prese da questa visita al museo Stibet a Firenze. E con grande sorpresa realizzai che tutto era già stato fatto. Le tute dei piloti hanno protezioni alle estremità, naturalmente le mani, i piedi sono quelli che hanno bisogno di più mobilità, e lì lo sforzo è grande, perché in pochissima superficie devi dare grande protezione ma allo stesso tempo grande possibilità di movimento. L'altro argomento importantissimo è naturalmente la spina dorsale, che va protetta, e lì abbiamo disegnato e sviluppato nel tempo una sorta di carapace. Deve funzionare adattandosi alla schiena del pilota, che si va a chiudere per andare in posizione aerodinamica, ma invece deve resistere in compressione quando la schiena si inarca all'indietro in caso di caduta, dove una sorta di blocco meccanico che c'è nella nostra spina dorsale rende rigida la spina dorsale, e quindi in quel momento ci può essere la frattura, perché non c'è più possibilità di movimento. Quindi le forze subite dal corpo del pilota si scaricano sulla parte meccanica che va in blocco. Questo tipo di protezione, che è questo paraschiena oramai rinnovato, no, di anno in anno, quindi migliorato, aiuta e enfatizza qualcosa che già nel nostro corpo esiste, come per esempio nella protezione della scatola cranica,
Il casco non è altro che la esagerazione di qualche cosa che noi già abbiamo in natura. Il nostro cervello viene protetto da un liquido, c'è già una parte, un intercapedine che serve ad assorbire gli urti, ci sono dei filamenti elastici che tengono sospeso il cervello per evitare questi colpi violenti contro la scatola cranica. Il casco è più o meno, viene enfatizzata nella costruzione del casco questa struttura. C'è una calotta rigida che serve ai colpi più violenti, ma all'interno un'altra struttura più morbida con un assorbimento progressivo degli urti per limitare i danni da shock del cervello. Quindi a volte, anche se il casco non ha un danno apparente dopo una caduta, il cervello ne può avere perché magari la protezione interna, il polistirolo che serve ad assorbire, non ha fatto perfettamente il proprio dovere. Ma, ripeto, tutto in natura è fatto, è già fatto, e tutto nella storia, in questo caso italiana, è stato fatto. Io ho la fortuna di vivere in Italia, sono andato in una città d'arte e in questo museo ho trovato gli spunti, migliorabili, certo, adattabili a questa nuova disciplina, perché là si parlava di guerra, cavallo, di movimenti di un certo tipo, il motociclismo è un'altra cosa, ma ci sono tantissime similitudini, questo è chiaro. Quindi cosa succedeva? Nella tuta del motociclista l'approccio è stato diverso. Se prima le protezioni erano esterne per proteggere appunto dall'offesa primaria, da queste punte, da queste lance che potevano uccidere, nel motociclismo no, nel motociclismo abbiamo nascosto tutto sotto una pelle, ed è pelle perché niente è riprodotto chimicamente, ha le stesse caratteristiche della pelle, in questo caso quella del canguro, che ha un peso specifico molto basso, quindi una tuta leggera ma con grande spessore e grande elasticità, quindi molto tenace l'abrasione. Quindi le protezioni rigide, che comunque servono per proteggere le articolazioni, le ossa e per evitare queste ferite possibili create da una moto che ruzzola assieme a te, oppure nel motociclismo di tutti i giorni, un guardrail tagliente, le abbiamo dovute mettere all'interno, quindi fasciate da questo strato di pelle elastica che tiene tutto bloccato sul corpo. Perché naturalmente le protezioni rigide devono essere ben piazzate su punti nevralgici, perché se si muovono possono creare loro un ulteriore problema. Cosa che invece non succedeva nei cavalieri medievali, era il contrario. L'abito che abbiamo riprodotto, che veniva indossato sotto l'armatura, che abbiamo riprodotto trovando con grande stupore sul corpo di Pandolfo Malatesta, mummificato, è stato ritrovato questo farsetto, e l'abbiamo riprodotto con grande interesse per capire quale fosse la meccanica costruttiva di questo oggetto interessantissimo. Anche lì, di nuovo, abbiamo trovato delle grandi similitudini con quello che noi ad oggi applichiamo sulle tute da gara. Quindi zone elastiche, ai tempi non esisteva l'elastico, ma il capo veniva scaricato per dare la possibilità di muoversi, per esempio dietro le spalle o all'interno del gomito, perché gli argomenti, come dico, sono gli stessi, no? Grande movimento, libertà di movimento è il primo concetto di, nel nostro caso, sicurezza. Cioè, più un corpo riesce a reagire naturalmente alle forze che lo offendono, e più tu lo rendi, dai una mano a renderlo più sicuro. Questo è il grande argomento. Lo stesso a un cavaliere medievale, se tu lasciavi la possibilità di muoversi e di combattere con meno legami possibili attorno al corpo, gli davi naturalmente un vantaggio. La rigidità di una corazza è chiara, no? Erano metalli ed erano pesanti, forgiati da degli artigiani incredibili. Noi abbiamo la fortuna adesso di poter lavorare sui laminati compositi, Kevlar, carbonio, fibra di vetro, che naturalmente hanno caratteristiche diverse, ma miscelati sapientemente assieme riescono ad essere in certi casi protettivi per la testa, in altri per le spalle e per le ginocchia, con caratteristiche diverse. Per esempio il Kevlar, che serve a non strappare le fibre in caso di offesa quando c'è il collasso del materiale, il carbonio, che ha una grande tenuta meccanica, si rompe sotto un certo carico e diventa una lama tagliente.
miscelate in questo caso con il Kevlar, si ha il mix giusto, perché il Kevlar invece non si strapperà mai e ti darà questa tenacità non così alta meccanicamente come il carbonio, ma che tiene unito il pezzo e quindi che non crea queste scaglie che potrebbero essere dannosissime in caso di caduta. Parlavamo di materiali, no? Materiali antichi, metalli usati per queste armature, ma anch'io quando progettai la tuta TH appunto, Titanium Age, proprio perché in quel momento il titanio stava tornando prepotentemente, arrivando prepotentemente nel mondo della moto, già un sacco di pezzi delle moto da corsa erano realizzati in titanio, decisi di usarlo per i punti più esposti, gomiti, ginocchia e spalle delle tute da corsa, proprio perché sono le parti che durante un ruzzolone, una scivolata, sono quelle che grippano di più, oltre ai fianchi, ma è chiaro che sui fianchi del pilota delle grandi placche di titanio non si sarebbero potute mettere. Dicevo, sono le parti che hanno più grip sull'asfalto durante una caduta. L'importante per il pilota è poter scivolare tranquillamente per dissipare lentamente la velocità altissima in certi casi che il pilota ha all'inizio della caduta, quindi per avere meno traumi possibile. Se invece sulla tuta hai del materiale plastico, per esempio, che ha l'effetto ferodo, quindi frena, tu immancabilmente inizierai un ruzzolone che potrebbe creare un sacco di danni al tuo corpo, al tuo fisico. Quindi ricordo che questa idea di mettere delle placche in titanio che si scaldano molto velocemente durante la frizione sull'asfalto, ma si raffreddano altrettanto velocemente, importantissimo, per non passare al corpo l'alta temperatura che si sviluppa durante la caduta, è stata un po' l'idea vincente, perché all'interno poi ci sono i materiali che assorbono, come dicevamo, ma all'esterno queste protezioni belle, sagomate, ergonomiche in titanio sono state dal punto di vista estetico una grande novità, ma anche dal punto di vista della sicurezza e tecnico. Mi piace però pensare che in tutto questo ci sia una parte romantica, no? Come erano romantici i cavalieri che si battevano per la loro dama, sono romantici per me i piloti che corrono contro non si sa che cosa per migliorare se stessi, per andare più forte 200 all'ora, 300 all'ora, ma il movimento, la storia è sempre quella, è una sorta di emancipazione dell'uomo, no? Perché quando tu hai a che fare con il pericolo e la tua la scelta di affrontarlo, quel pericolo, in maniera conscia, da professionista, perché nessuno, non credo, né i cavalieri né i piloti avessero, i cavalieri abbiano, i piloti voglia di farsi male, no? Quindi è una cosa diversa. Secondo me c'è un grande argomento romantico dietro tutto questo, no? E il poter lavorare per dare ai piloti in questo momento delle protezioni che li rendano, tra virgolette, imbattibili, invincibili, indistruttibili, è un'utopia, ma è una bella sfida, no? In più il mio lavoro primario, che è quello di grafico, ci mette la ciliegina sulla torta, perché il colore poi, come nell'antichità, come per tutti i guerrieri della storia del mondo, per tutte le razze umane in tutti i periodi, il colore è sinonimo di appartenenza e non solo, è quello che ti dà più coraggio, no? Anche nel mondo animale, no? Gli animali quando attaccano si colorano, o quando vogliono farsi vedere più aggressivi o più forti, più grandi. Stessa cosa per i piloti, alcuni lo percepiscono fortemente questo argomento e sono molto attenti ai colori che portano addosso, come lo erano secondo me i cavalieri nell'antichità, che correvano con i colori del casato, combattevano con i colori del casato e magari con la sciarpa della donzella nel colore preferito, o con dei pennacchi coloratissimi, no? O gli indiani d'America, che prima di scendere in battaglia, sicuramente intimoriti come un pilota prima del via, si dipingevano però il viso con dei colori fortissimi e il loro cavallo per sembrare più grossi, più aggressivi, più pericolosi del loro nemico. È una storia antica, no? Di paura e di coraggio, che sono la stessa cosa. E lavorare su questi argomenti è affascinante. E ripeto,
Abbiamo parlato di tecnica, abbiamo parlato di metalli, di cose manipolabili, dure, ma c'è sempre qualche cosa che viene da dentro noi che è bello assecondare. Il motociclismo è uno sport di coraggio, di velocità e mi fa pensare che si dice motociclismo i cavalieri dell'anno 2000, adesso bisognerà dire del 3000, ma forse è un po' così.